Buongiorno ragazzuoli, allora, questa mattina video veloce veloce perché volevo farvi vedere gli acquisti dei saldi praticamente, che sabato sono andata, ho approfittato, no, venerdì, ho approfittato della Befana e siamo andati a Piazza Navona, alle bancarelle che io amo e poi abbiamo approfittato e siamo andati a Via del Corso. Io non ho mai visto così tanta gente a Roma, una cosa incredibile, proprio a Via del Corso spalla a spalla. Poi un'altra cosa, se mi sentite parlare tipo alla Muccino, perché è da 4 giorni che sto soffrendo con il dente del giudizio e quindi ho tipo una gengiva larga così e quindi insomma, ecco. Allora, sono andata da Chico. Anche qui è stata una super impresa perché la gente proprio, praticamente sono dovuta salire in braccio alla gente per passare. E niente, ho comprato questo qui, il Metal Light Liner. E niente, io l'avevo comprato uno nero della Essence e mi ci trovo abbastanza bene e poi molto intelligentemente io ho iniziato con il pennellino quello, non con la punta di feltro, quello proprio pennellino che è il più difficile, abbastanza, cioè parecchie volte mi sono fatta un macello, però insomma mi sono imparata e questo è il numero 2. Vabbè, è il numero 2, il Flash Violet. Faccio vedere, eccolo qui, lui. Come dice, mi ha fatto ammazzare, infatti Valentina, oddio, ma che vedevo fare lo swatchino? Mi ha fatto ammazzare, quindi vabbè, lo faccio pure io, perché tanto mi sento molto, molto guru, ma sento. È un po', come dire, un po' leggerino, non è che è proprio super coprente, però sull'occhio vi assicuro che è molto carino. Vabbè, un viola molto, come si vede, molto metallizzato, molto luminoso e ha molti glitterini all'interno. E questo in offerta, non mi ricordo, anzi, no, anche lo scontrino, l'ho pagato 3,70 euro. Sì, non mi ricordo quanto stava perché questa è la collezione, mi pare a Chic Chalet. Non lo so, non c'è scritto, non lo so. E poi ho comprato questo perché io ho una vera passione per gli smalti, ne ho tantissimi. Infatti mi è venuta l'idea di fare un video con tutti i miei smalti perché è una cosa che io adoro e questo colore è fantastico. Io l'avevo visto, questo è il Frozen Isle Lacquer e credo che anche questo sia della Chic Chalet. Solo che quando l'ho visto io, vediamo c'è il numero. Lo 03? Credo di sì. Quando l'ho visto io era arrivato tipo a 8 euro nella collezione. E visto che, insomma, parliamone degli smalti della Kiko partendo da 3 euro nelle collezioni nuove si sta sbizzarrendo perché praticamente era nata come una linea low cost e si sta allargando incredibilmente. E quindi non l'ho comprata per principio, non per gli 8 euro, ma per principio. Invece adesso l'avevano messo a 2,40 euro e l'ho comprato. Più che altro poi mi ero promessa di, per un periodo di tempo di non comprare più smalti perché ne ho veramente tantissimi. E con gli ultimi due Nail Art Kit di Pupa avevo promesso di smetterla per almeno per 3 mesi, invece è nato lui. Vabbè, comunque voglio farveli vedere. Poi sono andata sì, da Sephora. E non lo so, quest'anno non è che mi ha proprio super entusiasmato, nel senso, cioè nemmeno in El Paccio hanno messo in offerta. Comunque, vabbè, ero arrivata lì che praticamente non avevo quasi più soldi, perché poi sono andata dalla Levi's e mi sono fatta un paio di jeans, e da Foot Locker mi sono fatta un altro paio di scarpe che mi mancavano, e quindi stavo finendo le finanze. E quindi niente, ho comprato solo questa, che io questa crema, proprio questa crema non l'ho mai provata, però avevo sempre di questo, di questa profumazione il bagnoschiuma, naturalmente viola, come potevo.
Io sono una perfetta vittima del marketing, cioè tutto quello che viola già ha preso il 60% dei punti. E niente, questo è la profumazione Blackberry Red Currant. Dovrebbe essere buona questa crema, anche perché profuma, che è una cosa fantastica. Ho aperto da una parte, fai sentire. Fantastica. E niente, da Sephora solo questo ho preso. Poi sono passata un attimo da Essence, ma ero passata da Essence solo per prendere questa cosa che per me chi l'ha inventato è un genio. Allora, perché io ogni volta per togliermi lo smalto, anche perché ne metto, è raro che mi trovate senza smalto, infatti l'ultimo video che l'ho fatto ero orrenda, delle mani orrende avevo. E per toglierlo, io odio togliermi lo smalto perché poi a casa non posso togliermelo perché mio padre non lo può sentire, litigate su litigate, quindi devo andare fuori e mi berno ogni volta e quindi poi non trovo quelli buoni, quindi 2 ore se ho poi quello buono devi pagarlo 68 euro, cioè. E invece hanno inventato questo, l'Essence, cioè è un genio. Praticamente, magari molte di voi già le conosceranno, è un barattoletto come potete ben vedere, e dentro ci sono tutte delle spatoline e con del liquido che è praticamente acetone. No, mi pare che dentro sì, c'è acetone e altra roba. E niente, tu metti il dito dentro, praticamente lo giri e quando è nuovo, ecco, basta fare questo gesto, tiri fuori e magicamente lo smalto non c'è più. E niente, ma te lo togli nelle mani nel giro di proprio 2 minuti, già hai fatto tutto quanto e niente, io lo amo e da quando l'ho conosciuto, che l'ho visto in una review sempre qui su YouTube, non lo posso più lasciare. L'unica cosa, ecco, te lo puoi levare massimo 5-6 volte perché poi tutti i pigmenti si vanno a depositare e te lo puoi togliere ancora fino a che non si secca il liquido, però tiri fuori il dito e ti trovi tipo viola, blu, celeste, tutti i pigmenti sopra il dito perché è normale. E quindi niente, ieri me lo sono andata a ricomprare. Poi per il prezzo che ha, insomma, è buonissimo. Ho anche il scontrino di questo, 2,99 euro mi pare. Sì, 2,99 euro. E quindi questo è buonissimo. In più, come mia grandissima sorpresa, ho trovato ancora la Circus, la nuova collezione di Natale, e ho comprato questo qui, il Circus Lip Lacquer numero 2, My Glammy Acrobat, e è un colore bellissimo, ma bellissimo veramente. Poi mi sono mezzo attaccata con una ragazza perché stava lì e molto intelligentemente stava provando tutti i prodotti, tutti i lucidalabbra, si stava mettendo. Vabbè, proprio la gente non si regola, ma al solito. E ha questo colore, è molto scrivente, molto coprente, e ha questo colore fucsia, è praticamente un rosso fucsia con i glitterini piccolissimi, e niente, io l'adoro, è troppo bello, e veramente ha un odore molto buono, tipo vanigliato, una cosa del genere. E c'era questo, se non mi ricordo male, e di questo colore, solo questa colorazione di questo tipo. Perché poi c'era il top coat, il lucidalabbra top coat da mettere sopra gli altri rossetti e ti dava un effetto. Adesso non ricordo nemmeno il numero. Il colore, comunque, questo io l'ho visto. E avevo il terrore che quel genio l'avesse aperto e provato. Poi invece, dopo che sono arrivata alla cassa e l'ho pagato, l'ho aperto e sul bordino era tutto intatto senza averlo sporcato, quindi mi è andata bene. E anche dall'Essence abbiamo finito. E poi più che altro quello che io amo, ho amato, io amo questo negozio, non vedo l'ora di tornarci, è la Lush. Sono tornata a quello di via del Corso questa volta e ma io mi sarei comprata tutto, ve lo giuro che mi sarei comprata tutto, solo che ecco, ormai i soldi erano quasi finiti, però non ho potuto evitare di comprarmi queste cosine. Allora, ho comprato questo, oddio, non mi ricordo i nomi, forse questa, se non mi ricordo male, è a Milli Milli. Guardate che carina! Ha un odore
Mamma mia, pazzesco, ragazze, ve lo giuro, se vi piacciono le cose dolci, tipo caramella, questa sa di super, sa di caramella buonissima. E praticamente questo niente, è una balistica, è da mettere dentro la vasca e fa miliardi di schiuma, insomma. Niente, molto intelligentemente il mio ragazzo mi ha detto, ma quando l'ho comprata, perché già stavo facendo tutto da sola, lui stava vedendo gli oli per massaggio e io stavo facendo tutto da sola, praticamente stavo parlando con la commessa e aumentavano le cose da prendere. E niente, mi ha chiesto molto intelligentemente, ma tu la vasca non ce l'hai, dove la metti? Io ho detto, infatti me la devi prestare tu, ovviamente. Me la presterà per tipo un paio d'ore. Ne approfitterò, mi metterò dentro e farò tipo, diventerò tipo un serpente lì dentro. Ma questa è buonissima. Ah, che poi tra l'altro la cosa che pure che mi ha incentivato è che era tutto al 50%, tutte le cose di Natale erano scontate al 50%. E visto che forse ve ne avevo parlato, quando sono andata ad Amsterdam, avevo visto dei pacchetti fantastici, tutti i pacchetti di Natale avevano fatto e ero rimasta estasiata da questo. Cioè, proprio come potevo non farlo al 50%. Ah, questa l'ho pagata 2,25 € in sconto dal 50% e questa non potevo non prenderla. Cioè, non ho resistito, in realtà volevo aspettare voi, volevo fare il video e aprirlo insieme a voi il pacchettino, però non ho resistito, vi giuro, sono arrivata a casa, ho dovuto aprire tutto subito. Niente, questo è lo scrigno fatato, era tutto impacchettato con questo filo argento, con questa carta carinissima, rosa naturalmente. E niente, questo è lo scrigno fatato e adesso vi faccio vedere che c'è dentro. E niente, quando l'avevo visto io a Amsterdam, a parte il fatto che stava a 20 euro, però non potevo comprarlo perché avevo solo il bagaglio a mano e dentro c'è un bagnoschiuma da 100 ml e avevo paura che me lo bloccavano e avrei rosicato tantissimo. Quindi niente, questa è la scatolina, già rossa ovviamente, dentro è normale cartone, non so che cosa mi aspettavo di trovare, però vabbè. Apriamo. E dentro ci sono i prodottini chiusi dentro a tutti questi cosini, naturalmente per rovinarsi, di polistirolo. Allora c'è questo che è il bagnoschiuma sempre della linea Snow Fairy, tutto rosa, e voi non lo vedete, ma ha dei mini glitterini tutti celesti, viola, carinissimo, e ha un odore buonissimo di fragola. Anzi, a me ricordava, e anche a mia madre, infatti appena l'ho sentito se l'è ricordato. Non so se voi, quando eravate bambini, vi davano lo sciroppo tipo quello rosa, lampone, fragola per farvelo mangiare. Ecco, io non vedevo l'ora di stare male quando ero bambina per mangiarmi quello sciroppo. E questo si avvicina molto a lui. Cioè, inutile dire che è fantastico. Poi c'è questa. La saponetta, adesso mi aiuto con il coso. Sì, si chiama Galactus. È un sapone al mandarino. E sopra vedete, ha tutti i brillantini. Buonina anche questa, non è malvagia. E per finire c'è lui, lo splendido splendente. Oddio, tutto dritto. Perché praticamente appena lo tocchi lascia miliardi di brillantini. Anche questo è un olio da massaggio e si chiama Splendido Splendente appunto perché è pieno di glitterini. Infatti appena lo tocchi ti rimane tutto sopra le dita. E anche questo sa di vaniglia, insomma, ha un odore molto buono. E niente, io sono impazzita nel negozio anche perché avevo visto anche altri 10.000 pacchetti. Infatti, se riesco, tornerò di nuovo alla Lush e mi prenderò un altro pacchettino. E niente, volevo farvi vedere questi piccoli acquistini. E ormai sono diventata proprio fan della Lush, non vedo l'ora di tornarci.
E niente, questo è tutto, spero che vi sia stato di gradimento il video. Nei prossimi giorni, forse proprio sabato, voglio andare da Macca e da Pietra perché devo andare a fare gli acquistini per lo swappino di Valentina o non vedo l'ora di iniziare. E niente ragazze, questo è tutto e niente, io vi mando un bacione e a prestissimo. Ciao!